profughi delle province invase dal nemico, sicuro di interpretare il sentimento di doverosa pietà e di patriottismo dei collegati, destinò in soccorso loro la somma di lire 900 che fece versare al comitato comunale di assistenza, il quale si era incaricato anche di raccogliere le offerte di denaro per i primi e più urgenti bisogni. E il magistrato all'unanimità approva l'operato del primo rettore presidente, la spesa graverà sul fondo di cui è l'articolo 32, adunanza del 30 novembre del 1917. Questo è il registro delle deliberazioni del magistrato di Fraternita dell'adunanza 30 novembre 1917. Noi abbiamo le raccolte di tutte le deliberazioni dal 1263 in poi, le deliberazioni del magistrato nel nostro archivio storico. Siamo andati nell'archivio storico e abbiamo recuperato le deliberazioni dell'autunno del 1917, 100 anni fa, e abbiamo trovato questa deliberazione. Che cosa contiene? Questa deliberazione contiene l'intervento che, nell'ottica della solidarietà e della misericordia che sempre la Fraternità dei Laici ha rappresentato nei secoli passati come ancora oggi, racconta l'aiuto che la Fraternità offrì ai profughi, vedete, ai fratelli veneti, alle popolazioni che sono venute via dal territorio invaso dal nemico. Dopo la rotta di Caporetto, come sappiamo, gli abitanti veneti, in particolare il comune di Sappada, venne qui ad Arezzo. La Fraternità non poteva non accettare i profughi e intervenne con 900 lire, come è scritto qua. Quindi realizzò un intervento di misericordia. Questa è l'anima della Fraternità dei Laici in passato come oggi, e con orgoglio noi rappresentiamo la continuità.